Ciao a tutti, popolo di si stava meglio quando si stava. Metal, noi siamo l'erba infestante di questo podcast, nel senso che noi arriviamo e praticamente infestiamo un po' tutto. In realtà, io sono Vic. Sara. Bene, per gli amici, Vic Sara. è quello, rimane così molto più facilmente. E cosa vi vogliamo raccontare oggi? No, noi praticamente vi vogliamo Devi. raccontare quello che facciamo poi durante il nostro tempo libero, cioè comprare compulsivamente vinili, CD e tutto Sperperare quello tutti i che nostri riguarda, guadagni. esatto, in musica o altre cose, ma di qui si parla esclusivamente di musica. Quindi volevamo raccontare la nostra esperienza ieri in una giornata a Firenze, città che abbiamo visto più o meno un sacco di volte, ma vogliamo parlare in realtà dei negozi di dischi che ci sono a Firenze, giusto? Esatto, perché alla fine ieri siamo andati per quello. Perfetto, quindi vi vogliamo raccontare dove siamo stati brevemente e cosa, farvi vedere cosa abbiamo comprato. In realtà ieri non abbiamo fatto del gran shopping, però ci sta anche parlarne. Il primo che vorrei menzionare, menzioniamo dai più quelli dove ci abbiamo speso meno tempo in realtà, a quelli in cui magari ci siamo stati un po' di più. Il Esatto. primo è molto in centro, in realtà, molto in centro a Stiamo guardando Firenze. qui perché C'ho abbiamo il già fogliettino, me appunti. li ricordo a memoria i nomi, ed è il Data Records 93, peraltro abbastanza storico come negozio a Firenze. Ci Molto sta. carino l'interno. Ha un sacco di È roba, un anche sacco piuttosto anche di bella grande. roba. Non ci siamo soffermati molto perché ho preferito altri negozi dischi, ma non per questo non è meritevole. Anzi, dateci un occhio e passateci perché è un negozio che comunque ha un sacco di roba. Anche i due commessi, o almeno i due, insomma, i ragazzi che lo Forse sono i gestiscono, i proprietari, proprietari, quello esatto. che non li conosco, però insomma, sono anche abbastanza preparati, gentili, insomma. Vi possono anche indirizzare, aiutare in quello che cercate. Dopodiché ci siamo spostati al Move Esatto. sempre in centro. Sì. Che Vai, era molto racconta. interessante perché nella parte inferiore era praticamente un bar. Quindi c'era tutta la parte fuori con i tavolini o la parte interna dove si poteva stare al bancone e ordinare da bere. E infatti all'inizio eravamo tipo un po' spiazzati perché non capivamo dove era il negozio di dischi. C'è una scala, si sale al piano di sopra e lì c'era un ragazzo molto gentile, molto carino, anche lui molto preparato, che stava facendo DJ intanto, che metteva sui dischi lì. E noi abbiamo spulciato un po' di cose e effettivamente anche È che quello. quello, si può trovare una bella Una bella selezione fetta, metal esatto. e anche in generale punk hardcore ce n'erano e poi tutto, Poi io insomma, il sinceramente vario quello che apprezzo rock è quando nei negozi di dischi le cose sono catalogate per bene, in cioè ordine. in ordine, perché io voglio sapere dov'è un genere piuttosto che un altro, se voglio cercare delle cose metal devo sapere che quella è la parte dove c'è del metal e se me le metto in ordine alfabetico ancora Ed meglio. effettivamente lì era tutto organizzato Perfetto, anche esatto. abbastanza bene. Dopodiché ne abbiamo visti altri due. Il più bello, secondo me, come negozio di dischi a Firenze, io sono di Bologna, noi siamo di Bologna, e Anch'io, spostarci a Firenze e farmi grazie. 1 ora e 20, 1 ora e mezza di macchina solo per, ad esempio, un negozio di Negozi dischi sì, del come questo, genere. cioè il Rock Bottom Records, sempre questo in centro, io li faccio e lo faccio molto volentieri, Ma infatti penso perché è che un lo rifaremo negozio che non tranquillamente. abbiamo a Bologna, è a Firenze ed è bellissimo, io lo consiglio a tutti, ha un sacco, ma un sacco di roba. Sia Dischi. metal che in generale di tantissimi generi, dal punk veramente al punk hardcore, cioè si possono trovare anche cose molto molto ricercate. E la cosa bella è che il proprietario del negozio ha un livello di sbattimento nel fare le cose che è esemplare, perché io non ho mai Esatto, visto da io nessuna vorrei parte. mostrare in questo momento una busta di una cosa, a parte che Allora, dopo ci ha intanto lasciato anche noi non lo l'adesivino. conosciamo, non è una roba, Non è però una cosa sponsorizzata, è no, la non è prima volta che sponsorizzata, ci però andateci andavo. perché è veramente figo. Se siete collezionisti, andate qua, a Firenze, se vi capita, è fighissimo. Esatto, e praticamente ogni vinile è imbustato e di fianco ci mette, tra il prezzo ovviamente, tutta la didascalia che comprende una sezione in cui ti parla dell'album in sé, di che tipo di stampa è, se è colorata o non è colorata, e in fondo anche una biografia della band. Per ogni singolo vinile c'è questa cosa qua. Io una roba del genere non l'ho mai Esatto, vista molto prima. velocemente vi faccio vedere cosa ho comprato io. Ho comprato un solo album dentro, anche se ne ho lasciati lì un bel po', ma ci voglio tornare, quindi li comprerò magari la prossima volta. Ho comprato il terzo album dei Witchfind, Cloak and Dagger. Il mio inglese è praticamente nullo in questo momento, ma nella vita in generale è una delle copertine più belle, secondo me,
di questo gruppo qui, se non la più bella. Terzo album, 1983, vinile nero, ristampato nel, questa è la ristampa del 2015, se non erro, ma c'è scritto qui C'è nella scritto didascalia, quindi sopra, potrei andarla a esatto. vedere, però vabbè, vinile nero non lo so tirar fuori perché non è particolare, però è uno di quegli album che secondo me a chi piace quel tipo di sonorità un po' occulte, un po' oscure, tipo, non so, Grim Reaper, roba che lei ad esempio non so di cosa stiamo parlando, però ascoltatevelo, è veramente un bell'album. Io invece ho preso due dischi, ho preso The Seven Seal dei Dead SS in picture disc, la versione quella ristampata che avrebbe formato quel box set una volta inviati tutti questi cartoncini alla Self. Io purtroppo sono arrivata tardi, nel senso che non avevo le finanze per comprarli tutti in contemporanea, quindi me li sono comprati pian pianino e adesso dopo questo me ne manca soltanto uno. E proverò a scrivere alla Self se per favore mi fanno avere lo stesso il box dove metterli, perché l'obiettivo era quello, però purtroppo finiva a settembre del 2021, quindi sono un po' in ritardo. Comunque limitato a 300 copie, dentro c'è il poster con la copertina e ristampato nel 2021, tra l'altro. Poi dopo ho preso questo qua, altro album appunto dei Dead SS, che è una specie di raccolta dei loro lavori devo controllare, dal 97 al 2007, Horror Music. È molto bello perché dentro ci sono due vinili, uno qua e due dischi d'oro molto molto belli, tutto dorato all'interno. Dischi sono neri, quindi anch'io non so tirarli Beh, i fuori. Dead SS sono sempre sbattuti un sacco nel fare Fanno sempre delle le. E cose anche la molto Self belle, è molto veramente. particolari. Sì. Questo, tra l'altro, Sono non so se edizioni questo è molto della belle. Non lo Self. so, però No, è della sono. Lucifer Ah, ok. Rising, Però fanno edizioni molto numero belle. 47 di 999 copie. Se lo giriamo a rovescio viene un altro numero, Non lo ma va so. bene. E basta, io ho concluso i miei acquisti di Firenze con questi. E l'ultimo negozio di cui vi vogliamo parlare è la Galleria del Disco, magari è uno dei più famosi che c'era a Firenze, l'avevo già sentito nominare perché è quello poi dentro al sottopasso della Della stazione Santa stazione. Ci Maria abbiamo messo un Novella, attimino a trovarlo perché perché non noi ne... non siamo arrivati arrivavamo dalla dalla parte stazione, noi opposta, arrivavamo dalla parte esatto. opposta perché siamo andati in Quindi ci siamo macchina, fatti però per chi tutta arriva la dalla galleria stazione praticamente esce da Santa Maria Novella, va nel sottopasso ed ed è subito via sulla è la destra. prima cosa che trova. Non è solo specializzato in musica, cioè in metal, perché No, ha ma un po' neanche di solo in musica, tutto perché e anche dei anche DVD, comunque ha dei. forse anche Esatto, videogiochi. però ha la sezione dei vinili e dei CD sia metal che di altri generi. Io in realtà non ho comprato nulla di metal, ho comprato due album dei Rolling Stones che volevo e non avevo ancora in vinile. Un'edizione molto figa che è quella tutta molto, come si dice, olografica Olografica. di Their Satanic Majestic Request. Dei Rolling Stones 1967, uno dei miei album preferiti dei Rolling Stones, guardate anche dentro, veramente veramente figo. Olografico anche dentro, E sì. no, sì, olografico anche dentro. Vabbè, qua per chi ama gli Stones, insomma, anche questo è uno, secondo me, degli album più belli. Cosa che non avevo mai notato perché l'avevo in CD e non l'avevo mai avuto in vinile, era la cosa che ci sono le facce dei Beatles sparse nella copertina, cioè ci sono Sono John nascoste. Lennon, Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney. Nei vari lati, anche perché poi la stessa copertina penso l'abbia scattata. Comunque la foto era dello stesso che poi ha fatto la copertina dei Beatles di Sgt. Pepper's, e quindi c'era anche questa sorta di amicizia Richiamo. rivalità tra i Rolling Stones e i Beatles. E l'altro album, sempre dei Rolling Stones, è Let It Bleed, anche questo è uno dei miei album preferiti. Vuoi perché c'è You Can Get Always Give What You Want, insomma. Un sacco di Tuo canzoni, Gimme inglese è sempre il Shelter, top, esatto, che comunque. è anche una delle mie canzoni preferite. Anche questo vinile nero non sto a tirar fuori, molto basic, molto semplice, però anche qui alla Galleria del Disco potete trovare un po' di selezione metal nei CD, c'è anche della bella roba, nei vinili un po' di meno, nel senso non è proprio specializzato in roba metal, però ci sta, è un negozio di dischi molto che potete andare a vedere tranquillamente. Lo Anche i prezzi consigliamo, qui i erano prezzi sono abbastanza normali, quindi. buoni. Però quello che vogliamo consigliarvi veramente tanto di Firenze è veramente il Rock Bottom Records, lo ripeto, uno dei E devo negozi dire più che lì i prezzi belli erano dove mi sono sentito a veramente, casa. sì, no, ma poi i prezzi erano ottimi, competitivi. Cioè, questi vinili qui li ho pagati meno di quanto li ho visti in giro, quindi ottima cosa. Noi abbiamo C'era concluso la un altro puntata. Ah, negozio, esatto, ma non siamo riusciti ad non lo andarci. nominiamo perché
quando torneremo a Firenze ci andremo e lo troveremo aperto e lo Potrà fare nomineremo chiuso per solo quando ferie sarà quando vai in aperto, giro quindi ad non lo agosto e nomino risolvete adesso. quello. Detto ciò, noi vi salutiamo. Viking e Benzo, vi salutiamo. Ciao. Dennis e Stefano. Ma no, così adesso, ciao. No, adesso porta rispetto per il padrone di casa. Non è che vai in casa della gente Toc toc, no, salve, cioè. posso entrare? Comunque vi salutiamo. Salutiamo tutto il pubblico di Stava Meglio quando Stava Metal. Da lì che sale tutto, lì nello studio. Lì nello Devi studio. E questo cliccare, se serve per no. cliccare. Esatto.